Ciao a tutti, oggi sono ad Alessandria d'Egitto nella nuova casa della mia amica, che è una splendida villa con piscina che adesso vi mostro. Eccola, queste due bellissime palme e c'è anche la musica tradizionale egiziana nel background, perché a quanto pare c'è un matrimonio in una delle case vicine. Sono venuta qua per rifugiarmi qualche giorno di completo relax, infatti ci starò solo 4 giorni questa volta. Non sono truccata e sono andata a letto alle 5 ieri mattina, perché tra una casa e l'altra ogni volta che arrivo qua i voli arrivano sempre alle 3 di notte e poi stiamo sempre a chiacchierare appena arrivate, quindi vabbè, il primo giorno è sempre un po' di assestamento, poi c'è anche un'ora di fuso in più, quindi va bene. E adesso sto aspettando che si prepari per poi andare in centro, e oggi ce la prendiamo come giornata relax, e anzi andiamo a farci le unghie, i capelli, massaggi, cerette, cose varie, e tra l'altro sarà la prima volta che vado dall'estetista qua, che ci sono, è da anni che dico e che pianifichiamo di volerci andare, alla fine non siamo mai riuscite ad andarci, ma non per altro, più che altro perché uno costa molto meno e due perché hanno un metodo particolare per fare la ceretta che è con, cioè metodo naturale diciamo, con una specie di miscuglio fatto di miele, limone e zucchero. E vabbè, interessante insomma, e anche per fare le sopracciglia le fanno tipo con, però quello c'è anche da noi, con il filo. E questa volta appunto non siamo ad Alessandria centro ma in questa casa che è un po' fuori, quindi ogni volta per andare bisognerà prendere la macchina, ma vabbè, non la prendo molto come vacanza turistica per vedere la città così, perché ormai la conosco, ma più che altro proprio per spendere del tempo con la mia amica, parlare un po' e fare tutte le cose che ci piace fare, andare nei nostri ristoranti preferiti. E oggi tra l'altro devo anche andare a far riattivare la mia sim egiziana, perché ogni volta mi dimentico, mi dicono devi continuare a mandare un messaggio ogni 3 mesi da quel numero lì per far sì che continui a rimanere attivo, solo che poi una volta che io torno in Belgio me ne dimentico ovviamente, quindi quando torno qui vi pento sempre di non averlo fatto, perché poi mi disattivano la sim, perché se vedono che non la usi per un po' assegnano il numero a qualcun altro. Cioè il sole mi sta un po' accecando e quindi vediamo se mi possono ridare la mia sim, perché questa è una gran cosa, se no non ho internet e mi sento un po' spaesata perché anche non c'è wifi a casa. E invece una volta che ti fai internet qua ci sono tipo 10 giga, quindi puoi farci veramente tutto quello che vuoi, e quindi cerco sempre di mantenere il mio numero. Ieri sera tra l'altro in arrivo all'aeroporto, perché ogni volta che vengo qui porto delle bottiglie di alcolici, perché qua sono un po' difficili da reperire, specie quelli buoni, insomma nostri, un po' conosciuti. Non è che siano difficili da reperire, ma più che altro anche costano tanto, molto di più, e quindi faccio sempre il pieno, diciamo, dal duty free, e la regola dice che tecnicamente puoi prendere massimo 2 bottiglie per persona, quindi io mi sono sempre presentata qua con 2 bottiglie. Ieri sera, guarda caso, siccome sono arrivata da sola o sembravo una poverella scappata di casa un po' spaesata, mi hanno ovviamente fermata in uscita all'aeroporto, perché qua c'è il metal detector anche per uscire dall'aeroporto. È andato tutto benissimo a Istanbul così, con le mie bottiglie del duty free, nessuno mi ha detto niente. Ovviamente in uscita ad Alessandria mi hanno fatto storia, mi hanno detto madam, 2 bottiglie d'alcol, supera il limite. Ovviamente mi hanno fatto passare per l'alcolista anonima di turno, come sempre, anche se le bottiglie poi non sono per me. Allora però lì mi sono fatta forza, ho cominciato a discutere col tipo, ho detto senti, sfogliati il mio passaporto e vedi quante volte sono stata in Egitto. Ecco, cioè nel senso, tutte quelle volte ho preso 2 bottiglie, quindi da quando in qua questa regola. Allora tipo ci siamo messi a ridere, perché io tipo gli contestavo qualsiasi cosa e gli ho detto non è vero, questa regola non c'è, e allora lui si è messo a ridere perché non se l'aspettavano, e poi alla fine mi ha fatta passare. Cioè allora sta regola non c'è, capito? Bisogna semplicemente mettersi lì. Cioè voleva un po', secondo me, chiacchierare, e voleva soprattutto che spendessi dei soldi nel loro duty free lì,
solo che non ha senso, visto che non hanno l'aperol. Ah no, ecco che cosa volevo dire ancora. Praticamente prima di venire da qua, io sono venuta qua da Milano, e quindi prima di venire in Egitto ho passato qualche giorno in Italia, di cui uno sono stata a Vico Lungo, a un outlet, che era da anni che non andavo a fare un po' di shopping negli outlet con i miei, e ho postato una foto su Instagram facendo vedere che cosa avevo preso. Già, cioè, avevo ricoperto il divano di sacchetti, in realtà essendo onesta non erano tutte cose per me, ma erano anche i sacchetti di mia madre e di mio padre, però volevo far vedere che cosa avevamo comprato prima di distribuire tutto ai legittimi proprietari. Allora, innanzitutto abbiamo preso questo un portafoglio di Trussardi, adesso ve lo faccio vedere, che andrà alla mamma di una delle mie amiche qua, da parte di mia mamma, perché l'ultima volta che sono stata in Egitto sono stata a febbraio e ho fatto conoscere a mia mamma tutti, anche i genitori dei miei amici qui, che poi sono stati super calorosi e accoglienti anche con lei, offrendoci auto, pasti in giro, ma anche proprio regalandoci delle cose di gioielleria proprio. E allora mia mamma ha voluto sdebitarsi e abbiamo comprato questo portafoglietto. Ecco le famigerate bottiglie di ieri sera. Poi sempre a Vico Lungo sono stata all'outlet della Haribo, ho comprato un chilo di Haribo, di rossetti, e il calendario dell'avvento. Poi alla mia amica ho preso questi orecchini di Swarovski con la pietra color smeraldo. E basta, le altre cose erano tutte di vestiario, ce ne sono ancora un sacco, ma le ho dovute lasciare a Milano perché nella mia valigia per qua non ci stavano, visto che ho dovuto portare altri regali. E invece io ho ricevuto di regalo una cosa che mi piace tantissimo, che è l'Isis Tea, il tè dell'Isis, che è pazzesco. In realtà si chiama Anis perché è all'anice, quindi è una specie di tisana all'anice al finocchio, che è buonissima. E un'altra cosa che mi piace tantissimo qua, che mi fanno sempre trovare, un'altra bevanda alla mela, mi piace tanto, che si chiama Fairuz, che in realtà è un nome di donna, è tipo una specie di Apfelschorle per chi conosce il tedesco. Una specie di succo di mela frizzante che c'è anche al melograno e all'ananas. Ah, poi un altro must di qua sono le cupcake di Nola, che sono buonissime. E adesso ce ne siamo già mangiate qualcuna, per questa era quella di Halloween pralinata, e queste sono le altre che ci attendono, ma sono veramente super buone. Guava. Quelle sono arance, giusto per farvi vedere che io pensavo che fosse quello un frutto esotico. Oggi c'è il sole, un po' di più di ieri. Allora, e io mi sono comprata quest'anno un paio di costosissimi Ray-Ban, perché per una volta avevo decretato che avrei avuto bisogno forse di un paio di occhiali da sole come si deve. E niente, continuo a preferire sempre gli occhiali da sole comprati al supermercato perché Ray-Ban alla fine non mi piacciono come stanno, come mi stanno, mi fanno la faccia cattiva. E niente, però adesso me li metto, se non vi dispiace, i miei meravigliosi occhiali da sole di Bijou Brigitte a 6 comodi euro, perché c'è il sole che mi sta accecando. Innanzitutto questi sono i miei nuovi capelli che ieri ci siamo andate a fare con la mia amica, abbiamo dedicato la giornata al relax, e contate che qua prima delle 2 di pomeriggio non riusciamo a uscire, cioè io proprio qua sono in relax completo, cosa che non è assolutamente da me perché io sono milanese imbruttita inside, che la mattina si deve svegliare e andare a billare e andare a lavorare, mentre invece qua mi faccio di quelle dormite fino alle 11, alle 12. In realtà oggi mi ha svegliato a mezzogiorno quello della preghiera, che poi qua in questa nuova casa che loro hanno non mi piace tanto, cioè la casa mi piace un sacco, ma non mi piace il tipo che canta la preghiera, perché boh, secondo me non canta bene, cantava meglio quello vicino alla casa che avevano in centro, almeno lì in centro si sentono varie chiamate alla preghiera, invece qua c'è questo che però secondo me non ce la fa. E quindi così mi sono svegliata alle 12, però poi sono rimasta un po' a letto a leggere. Sto leggendo questo libro che si chiama Io ti ho trovato. E tipo, non so, nella vita normale non riesco mai a trovare il tempo per leggere, mentre invece mi piace tanto farlo quando sono in vacanza, tipo qua in relax, anche se vabbè spesso non ho tempo e perché siamo sempre in giro così, però se riesco a trovare un momento tipo adesso al sole così in relax mi piace leggere. E vabbè, ieri appunto siamo usciti di casa verso le
3, le 4 e guardate che qua tipo il pranzo, si pranza verso le 4 e le 5, però ieri abbiamo fatto una grande colazione tipo verso l'una a base di uova e salsicce, quindi poi non abbiamo pranzato alle 4 e 5, però verso le 5 e mezza così avevo un po' di fame, però siamo state bloccate in questo centro estetico per 4 ore perché appunto abbiamo fatto le mani, io per la prima volta ho provato a fare il gel semipermanente, non l'avevo mai provato, bellissimo, mi piace un sacco, non riesco a smettere di guardarmi le unghie, pensieri molto profondi, quindi abbiamo fatto manicure e pedicure, poi abbiamo fatto ceretta e poi abbiamo fatto i capelli, che però adesso sono un po' scesi, però vabbè, ieri avevamo tutte le ondine e le abbiamo anche tagliate chiaramente. E cos'altro abbiamo fatto? Il sopracciglia che hanno fatto col filo e le hanno anche tagliate e che era da un sacco che non facevo, cioè tipo anni e volevamo tornare per fare il massaggio perché per fare il completo, però non avevamo prenotato, quindi magari ci andiamo nei prossimi giorni. Oggi invece non ho ancora sistemato il problema della sim e quindi faremo quello e poi lei deve andare a lavorare, quindi io farò un giro col marito. Ah, ieri sera ho anche giocato a dama con il marito che mi ha stracciato per ben 2 volte e basta, discorsi molto profondi, sono in vacanza quindi non sto facendo molto, ma va bene così perché per come sono fatta in realtà sono sempre là, oddio devo esplorare, devo andare, devo fare, e invece qua la giornata inizia tardi, comunque me la sto prendendo comoda, dormendo, ma mi sono proprio rilassata, nel senso che comunque la città la conosco, quindi mi va bene bene o male qualsiasi posto dove andiamo e basta comunque passare tempo con le persone e parlare, aggiornarci, insomma. E una cosa che apprezzo molto di qui è che più che fare cose insieme si passa tanto tempo insieme, anche solo anche in silenzio, anche se poi alla fine non si sta mai in silenzio, però è proprio un fatto di stare in compagnia, non solo di loro ma anche delle loro famiglie, così, e quindi ci si conosce in maniera molto più profonda secondo me che non da noi, è una cosa che apprezzo molto di questo posto. Siamo entrambe un po' raffreddate, ma io perché nei giorni precedenti a qui ero a Milano e a Milano come al solito mi distruggo per fare 1150 cose, vedere tutti, saltare da una parte all'altra della città, mentre comunque ero lì anche per lavorare, quindi cioè, poi sono partita da Milano per venire qui che avevo la febbre e adesso qua vabbè sì, il sole va e viene, c'è tanto vento oggi e è venuto il tipo dalla piscina stamattina, ma non penso che oseremo andare dentro perché comunque sì, ci sono 25 gradi, ma secondo me fa un po' troppo freddo per la piscina e niente, a dopo, non so, non vi faccio vedere niente se non la mia faccia perché non faccio niente di base, però questo è come mi vivo l'Egitto. Tra l'altro ieri nessuno parlava inglese praticamente, quindi tutte le ragazze che facevano la manicure e la pedicure erano molto incuriosite dal fatto di chi fossi, perché fossi lì e da dove venissi e perché parlassi delle lingue strane con la mia amica, che invece da loro parlava in arabo, a cui comunque assomiglio, cioè ci scambiano tutte per sorelle in realtà, perché anche lei ha la pelle molto chiara per gli standard di qui e ha gli occhi verdi, ma questo da sempre, cioè da quando ci conosciamo, anche in Italia ci scambiano per sorelle. Però era divertente, no? Come tutti ci scrutassero e la cosa che mi chiedevo è le ragazze col velo dal parrucchiere come fanno, e poi lì ho notato che hanno proprio una sezione a parte, vabbè questo era un centro estetico comunque abbastanza sviluppato su 4 piani diversi e aveva proprio un dipartimento a parte per le ragazze col velo chiuso e non accessibile agli altri con parrucchiere donne, perché invece nel resto dell'edificio c'erano anche estetisti uomini, per quanto strano possa sembrare. E quindi ci siamo fatte grandi chiacchiere con queste ragazze, ho anche un po' esercitato il mio arabo con tutti che se la ridono perché sembro un po' Dante Alighieri quando parlo arabo perché sto imparando l'arabo classico e quindi tutti ridono sotto i baffi, ma va bene, c'era la parrucchiera tunisina che mi ha raccontato un po' la sua vita e ho capito. Effettivamente ho capito, cioè in realtà provavo a parlare in francese e lei mi rispondeva in arabo, quindi adesso la sto aspettando in macchina perché è andata a prendere le shawarma, che sono queste specie di wrap, questi panini sandwich arrotolati dal siriano
alla carne, cioè al beef, carne di mucca, come dire, e al chicken, pollo. E poi andiamo al Goethe Institut a mangiarceli sulla terrazza, che c'è ancora un po' di sole. Stasera siamo venuti qua a pranzo, cioè è pranzo in realtà, non è sera. Però c'è il tramonto di là e questo è un lago, però salato. Ecco, allora abbiamo preso il fisherman's rice con il seafood sopra, poi i gamberi alla griglia, dopodiché questa specie di fajita che sono i calamari con le verdure. Questo pesce che si chiama Denise, poi tutte le salsine insalatine e questi sono altri calamari e bottarga con la besciamella.